È precipitato un elicottero militare a Taiwan, provocando la morte di 8 persone tra le quali il capo di stato maggiore. Ecco cosa è accaduto a Taiwan. È precipitato un elicottero militare che ha portato alla morte di 8 persone. Le indagini sono in corso. Punto precipitato elicottero militare. Nelle prime ore di questa mattina un elicottero militare si è schiantato al suolo, in una zona montuosa vicino alla capitale. Come si evince dai media locali, tra gli 8 deceduti c'è anche il capo di stato maggiore, il generale Siung Ouki. 13 le persone a bordo e 5 sono sopravvissute allo schianto. In un primo momento il generale era stato dichiarato disperso, responsabile della difesa dell'isola, per poi essere ritrovato deceduto a causa del violento impatto. Questo incidente è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni presidenziali che si terranno il giorno 11 gennaio 2020. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, che ora dovranno far luce su questo tragico fatto. Punto notizia in aggiornamento.